Buongiorno a tutti, siamo in linea. Scusate un pochino d'attesa, ma stavamo aspettando i molti iscritti, quindi abbiamo un po' atteso. E iniziamo subito a parlare di questo argomento. Ovviamente è un argomento molto, molto caldo. In un'ora non è che potremo approfondire più di tanto, però spero di darvi decisamente qualche idea e qualche modalità di approfondire. Questo è un webinar gestito da Wikiscuola, per cui sto vedendo i vari messaggi di benvenuto alla professoressa Micucci da Pisa, e insomma. Sono occasioni molto importanti in questi momenti un pochino complicati che ci inducono a stare a casa, ma a lavorare tanto. Anche gli insegnanti stanno dando del loro meglio per far sì che i nostri alunni possano avere il meglio comunque di formazione anche in questo momento complicato. Dunque, stavo dicendo, mi chiamo Flavia Giannoli, sono un'insegnante di matematica e fisica al liceo e sono anche formatrice, quindi posso, diciamo, conoscere un pochino di tanti problemi, non solo quelli che vedo direttamente nella mia scuola, ma anche di tanti e tanti corsisti e persone come voi che partecipano a questi incontri. Sono anche formatrice di Wikiscuola che ha organizzato appunto questa serie di webinar proprio per estrarvi un pochino, per darvi qualche idea e far sì che sia tutto un pochino più facile. Allora, andiamo oltre la videoconferenza. Quasi tutte le scuole, soprattutto le superiori, ma anche alle primarie, magari con modalità un po' più caute, vista la piccola età dei bambini, però quasi tutte le scuole hanno attivato dei servizi di videoconferenza. E già quello è costato tantissimo. Ai docenti, a molti docenti, non a tutti, per l'aggiornamento. Ok? Quindi oggi vogliamo un pochino vedere, finalmente siamo online. Vi ricordo che il Piano Nazionale Scuola Digitale gira dal 1915 e anche scusate, dal 2015. Ho fatto un po' troppo indietro. E quindi tante azioni sono state svolte per supportare l'aggiornamento dei docenti da questo punto di vista. Quindi le scuole non partono da zero, siamo positivi, non diciamo solo le cose brutte. Le scuole non partono da zero, infatti la scuola sta rispondendo in maniera differenziata a seconda degli istituti, ma sta rispondendo. Appunto, le videoconferenze sono state quasi tutte attivate, okay? In quasi tutte le scuole, e diciamo c'è una piccola percentuale che non troppo piccola, si parla un po' del 30% dai dati ufficiali, però ecco, abbiamo attivato. Però il problema adesso è il passo successivo. Abbiamo imparato, nostro malgrado, e forse anche con un po' di interesse, abbiamo imparato che cosa vuol dire fare un video con gli studenti. Abbiamo trovato tante difficoltà e tante cose positive invece. Non le sto a elencare perché altrimenti non diciamo nulla. Però ecco, è importante fare un passo avanti. Quindi oggi noi parliamo di un pochino in generale che cos'è la didattica online, come creare un ambiente online di apprendimento efficace. Ricalca molto l'ambiente in presenza, ovviamente, solo che dobbiamo fare assolutamente assegnamento sulle risorse online, su tutte le risorse della rete. Quindi arriveremo a parlare, e questo porterà, è scritto grande in giallo perché praticamente è il nucleo centrale
di questo webinar, dei 5 passi che ci permettono, ci aiutano a non dimenticare nessun aspetto e quindi a rendere la nostra didattica più efficace. Accennerò a qualche elemento di flipped classroom e gamification, quindi chi già adoperava la flipped classroom probabilmente scusate, mi avvicino al microfono perché vedo che qualcuno sente poco, dovreste sentire bene però. Quindi elementi di flipped classroom e di gamification per vivacizzare le lezioni, qualcosa possiamo fare. E poi tutte le varie parti saranno corredate di alcune indicazioni sugli strumenti digitali più adeguati. Ovviamente non sono indicazioni esaustive, sono gli strumenti più usati, quelli più famosi, ma ce ne sono tantissimi altri. Quindi se manca qualche cosa all'elenco, non me ne vogliate, ok? Allora, quindi didattica per competenze ormai, quindi una didattica laboratoriale partecipativa, una didattica collaborativa ed inclusiva. Una didattica che deve responsabilizzare i nostri alunni e coinvolgerli. Perché questo? Per far loro acquisire autonomia. Sappiamo che le competenze si declinano in termini di autonomia e responsabilità dell'alunno. Ovviamente, dipende dall'età dell'alunno e quant'altro, ovviamente questo è veicolato dal modo nostro di fare didattica. Quando siamo troppo assertivi o applichiamo troppo la lezione frontale, ovviamente tutto questo è un pochino non impedito, ma sicuramente non sviluppato adeguatamente. E poi siamo chiamati, appunto dal 2015, a approfondire la didattica con gli strumenti digitali. L'hashtag della scuola non si ferma, è molto amato dai miei alunni, ogni volta sulla loro lavagnetta, la whiteboard su cui scrivo le mie formule di matematica, amano che ci sia scritto la scuola non si ferma, gli piace questo modo di fare lezione. La didattica digitale è più coinvolgente, a parte tanti difetti, parliamo solo dei pregi. Perché? Perché loro sono da soli con il loro video. Se riusciamo a interessarli, vengono coinvolti molto. Cioè non si distraggono appresso magari alla circolare portata dal commesso, a quello che accade in classe, eccetera. Ok? Quindi può diventare decisamente molto più coinvolgente. Quell'immagine che voi vedete è quella con tutti i colori, è quella dell'apprendimento collaborativo. Una fase di esplorazione, tutti devono contribuire, tutti devono essere creativi, devono dare le loro idee, devono implementare dei materiali online, devono condividere e riflettere quello che hanno prodotto. I documenti condivisi online sono molto utilizzati ormai, è difficile che i ragazzi carichino solo documenti individuali. Di solito i lavori collaborativi vengono fatti tramite documenti condivisi, supponiamo in Drive o in qualche altro spazio utile. Quindi la didattica digitale è un'opportunità per andare oltre la semplice videoconferenza che permette di sviluppare abilità e conoscenze al servizio competenza, sviluppa l'autonomia e la responsabilità, come abbiamo appena detto, e soprattutto sviluppa degli atteggiamenti positivi. Lo studente è più padrone di quello che sta facendo, deve collegarsi, è responsabile della connessione, deve cercare di essere sicuramente al passo insieme agli altri. Quindi, questa che abbiamo oggi, oltre a tutta la parte tragica che purtroppo ci attanaglia un po', però è anche un'opportunità per sviluppare la creatività dei nostri alunni. Non video lezioni frontali, registriamo e poi forniamo la registrazione da guardarsi a casa.
Ok, quindi quello è un modo, ma se facciamo della nostra video lezione in presenza, semplicemente una video lezione tutta parlata, al massimo con qualche domandina intermedia per vedere se stanno seguendo, ecco, può diventare decisamente poco efficace. Quindi questa che vedete è la solita piramide di Bloom. Però ovviamente ricordare, comprendere, applicare è quello che si è sempre fatto a scuola. Bisogna studiare per imparare per avere le conoscenze, saper applicare, quindi saper fare esercizi, traduzioni, esercizi che mettano alla prova le proprie conoscenze. In mezzo c'è la comprensione. Però ecco, usando la didattica online abbiamo degli strumenti in più che permettono di farli lavorare in più maggiormente sulla parte di analisi e sintesi, per esempio, mappe concettuali, piccoli brainstorming fatti con lavagne tipo Padlet. Poi permette anche di valutare ai ragazzi, di confrontarsi meglio. Online è tutto sempre a disposizione, quindi varie proposte e discussioni presentate possono essere valutate da tutti. Non c'è il più bravo della classe che risponde per tutti, o almeno non ci dovrebbe essere. Invece c'è la possibilità di vedere tutte le possibili soluzioni di un problema, di una qualunque attività che noi abbiamo assegnato magari tramite Classroom. E quindi si sviluppano le qualità superiori della piramide di Bloom fino a diventare creativi. Andiamo avanti rapidamente e andiamo sui 5 punti. Perché tutte queste belle cose che io ho molto stringatamente affermato possano in realtà realizzarsi nella nostra pratica di didattica a distanza, occorre un pochino fare una spunta di questi 5 punti, questi 5 passi. Primo, riflettiamo su che tipo di piattaforma di riferimento per i ragazzi è più utile, ovviamente non ce n'è una migliore delle altre, è sempre una questione di compromesso. Qualche scuola ha attivato Google Suite e Google Classroom, qualcun'altra ha attivato un po' meno, però scusate, non Outlook, Office 365 e Teams, altri hanno Edmodo o WeSchool, qualcuno di noi sta facendo un po' a sé perché magari nella scuola non c'è niente di ufficiale da utilizzare. Ok? Quindi la scelta della piattaforma di riferimento è molto importante. In questi tempi, anche per i ragazzi c'è parecchio disorientamento. In questi tempi è importante che noi tutti del consiglio di classe convergiamo possibilmente su un ambiente condiviso fra tutti. Io personalmente ho sempre usato le classi Moodle per i miei ragazzi, però adesso la scuola per l'urgenza ha attivato Classroom, quindi tutti gli appuntamenti li metto su Classroom in maniera che i ragazzi si trovano di fronte a un ambiente unico dove trovano tutte le indicazioni insieme degli insegnanti senza dover andare avanti e indietro per il web. Quindi il riferimento è importante e dovrebbe essere unitario, perlomeno quello in origine. Poi ciascuno di noi avrà magari qualche altro strumento che proporrà tramite questa piattaforma ai propri studenti. La seconda cosa importantissima è curare la comunicazione. Una comunicazione quando, in quale app faremo l'attività, se dobbiamo programmare webinar, non dirlo all'ultimo momento, ma segnare il calendario in maniera che anche questi ragazzi da casa possano avere i loro riferimenti fissi. I repository sono le cartelle dentro le quali si condividono i documenti, documenti che possono essere sia i documenti che forniamo noi, le dispense, le schede, quello che sia,
sia i documenti creati in maniera condivisa e collaborativa dagli alunni. Quindi questi poi ne parliamo in dettaglio di queste piccole sezioni, non vi anticipo troppo. Quindi ci deve essere un repository e poi curare lo streaming. Forse di questo è il punto di cui dobbiamo parlare meno, forse saremo più veloci. Ok? E poi l'ultima, abbiamo un ambiente di riferimento il più possibile unitario, la comunicazione è curata, quindi gli alunni sanno cosa devono fare, come lo devono fare, con quale strumento e quando lo devono fare. Abbiamo creato un repository dove gli alunni trovano tutti i documenti, sia quelli che noi vogliamo fornire loro, sia quelli che loro consegnano o che addirittura elaborano insieme agli altri. Abbiamo trovato il canale streaming che ci piace di più e poi il punto focale è creare queste attività più coinvolgenti. Quello che già si faceva prima, si deve ancora migliorare. E se qualcuno deve cominciare, ecco, questa è l'occasione buona di esplorare un pochino di app e quant'altro. Ok? Andiamo avanti. Quindi cominciamo a parlare delle piattaforme. Piattaforme sono ambienti scolastici, come abbiamo detto, però ce ne sono fondamentalmente di tre tipi: la G Suite col Classroom, Office 365 Teams, che sono proprietarie, e poi c'è un po' il fai da te, nel quale ho messo anche altri tipi di piattaforme che sarebbero proprietarie, ma non hanno un ambiente vero e proprio completo, non tutte perlomeno online. E la differenza fra G Suite e Classroom e Office 365 Teams con le altre è la seguente. L'ambiente è completo ed è per tutto l'istituto scolastico G Suite, ma il dirigente deve richiederlo e va attivato. Ci deve essere qualcuno che iscrive tutti gli studenti, migliaia di studenti della scuola in presenza, scusate, alla classe virtuale. Dopodiché diventa tutto facile per noi, chi ha Classroom lo sa, basta cliccare. Cioè c'è qualcuno che ha già creato le classi e noi basta cliccare sulla email della classe per mandare messaggi a tutta la classe, creare la loro classe virtuale e quant'altro. Qui ci sono alcune icone. La prima, della prima fila in alto, è quella di Classroom. Quindi chi ha G Suite e Classroom clicca su quella e trova diciamo, la possibilità di vedere le proprie classi. Gli alunni di contro trovano la possibilità di vedere tutte le materie, quindi ecco, fa un po' da sola questa piattaforma, come anche quella di Microsoft. Sono piattaforme all in one, insomma, sostenenti. In questa piattaforma possiamo creare dei documenti di testo, dei documenti di presentazione, dei documenti, dei fogli di calcolo. Quindi vedete le tre iconcine blu, verde e giallo che sono equivalenti. Dove sono questi documenti? Nel repository. Lì c'è il simbolino triangolare, il primo in basso a sinistra, che è il simbolo di Google Drive. Ok? Il terzo simbolo è quello di moduli. Forse non tutti li conoscono i moduli, ma sono decisamente da attivare. E poi vedremo perché. Poi c'è il calendario, c'è la email. Quindi vedete che questo ambiente permette di avere a disposizione molti dei punti, i primi quattro punti, perché poi c'è l'iconcina di Hangout Meet. Che è nuovo, l'hanno creato proprio, stanno continuamente aggiornandolo ultimamente. Quindi G Suite è sicuramente un ambiente completo che ci permette di tenere sott'occhio tutti i primi cinque punti. Dobbiamo visitarli però, adoperare il calendario, adoperare le comunicazioni o tramite la mail o vedremo poi, non voglio anticipare troppo.
E se volete diciamo, non è l'unico, eh? Stanno nascendo tutorial su tutorial. E probabilmente la Jessica Redeghieri la conoscete già, forse è il canale su YouTube, quindi basta che voi clicchiate, digitiate YouTube, tutorial Jessica Redeghieri e potrete trovare tutto il suo canale. Ci sono tutorial completi su praticamente tutti gli aspetti di Google, anche molto alto, lei si occupa anche di robotica, di tante altre cose, però gli ultimi sono tutti sulla G Suite e su Classroom. Quindi vi invito, se la vostra scuola ha attivato Classroom, a approfondire con questi tutorial tutte le possibilità che questo ambiente offre, in maniera da sfruttarlo al meglio. Poi c'è l'altro ambiente che è quello di Office 365, come vedete dalle icone, anche lì avete tutte le possibilità dei documenti, cioè le presentazioni, quella in giallo in basso è la presentazione con PowerPoint, poi c'è Word. No, quello è Outlook, scusate, è un po' piccolo, non lo vedevo bene. Outlook, che è la posta elettronica, poi abbiamo la possibilità dei moduli, anche si possono fare moduli e questionari anche dentro Office, e le presentazioni, i fogli di calcolo, che è il famoso Excel. A destra, sulla bicicletta da solo, c'è un prodotto che è molto molto interessante di Office. Lo abbiamo anche se abbiamo l'office personale a casa e si chiama OneNote. Lo riprendo dopo perché vi faccio vedere qualche esempio di come poterlo utilizzare, anche se non avete office a scuola. Io utilizzo il mio personale. Teams, infine, quella icona T, è possibile averla solo dalla scuola, cioè solo se la scuola è iscritta, è un luogo di lavoro che oltre a tutte le possibilità di Office crea anche quell'ambiente personalizzato. Questo è gratuito completamente se si usa la versione web di Teams e Office della scuola. E altrimenti, al contrario di Google, che comunque è gratuito, bisogna pagare una piccola, diciamo, parcella per utilizzare Office in locale, ok? Questa è la differenza fra i due. Poi andiamo al fai da te. Devo andare anche un po' rapido. Allora, rapida. Il fai da te, naturalmente, se la scuola non ha Classroom, non ha G Suite, io posso utilizzare il mio account. Tutti abbiamo una Gmail praticamente. Posso utilizzare il mio account e creare una Google Classroom, vi faccio vedere la slide. Ecco, in alto, vedete, questa è una classe che ho creato fuori del Google Classroom della mia scuola, nel mio account Google personale. Basta aprire la Gmail, ok? E in alto a destra, vicino alla nostra immagine o sigla, avete quei quadratini, d'accordo? C'è una freccia rossa che vi indica. Cliccando si apre quel menu che potete vedere. Quindi, seguendo i tutorial di formazione delle classi virtuali, potete nel vostro personale, quindi stiamo facendo da soli, nel vostro personale Google, aprire una classe per i ragazzi. Attenzione perché qui non c'è Meet, non c'è Hangout Meet, ma c'è Hangout. È leggermente diversa la modalità di utilizzo, però è abbastanza equivalente come scopo. Ok? Poi continuiamo con il fai da te. E fai da te ci sono altre piattaforme virtuali, ovviamente. Qui ne cito due, sono le più diffuse. Okay, ma non sono le uniche, ce ne sono tantissime che magari sono quelle che state utilizzando voi. Edmodo e WeSchool. WeSchool è partita più tardi, è partita un pochino più tardi perché prima era a pagamento. Sono entrambe gratuite, ok? E
E forse c'è qualche app in più nella parte a pagamento, ma sono ampiamente usufruibili, anzi tante scuole hanno proprio Edmodo, non hanno scelto a livello di scuola, di istituto, il Classroom, ma hanno scelto Edmodo, soprattutto alla primaria e alla secondaria di primo grado. Molti docenti amano questo ambiente, che è abbastanza friendly, è un tipo... diciamo tipo Facebook, si ispira più o meno a questo tipo d'ambiente. Anche Edmodo ha la possibilità di comunicare, anche WeSchool, insomma, coprono tutte le prime tre, i primi tre punti. Ok? Quello che adesso io non, è un po' che non entro né nell'una né nell'altra, però mi risulta che non ci fosse la possibilità di creare webinar all'interno di queste piattaforme. Eventualmente fossi non informata fino all'ultimo, ditemelo. Ok? Quindi, colgo l'occasione, vedete che c'è un'immagine con l'immagine di Luca Raina, che probabilmente conoscete già almeno di fama, se frequentate un po' Facebook e gli ambienti degli insegnanti online. Ecco, questo qui è un altro canale importantissimo, che è App per Prof, è un canale YouTube dove, accanto a quello della Rede Ghieri per Classroom, comunque la Rede Ghieri ha trattato anche tantissime app, quindi a parte il suo, a parte quello di C2 per Teams, potete trovare in App per Prof una presentazione che dura in genere 5 minuti, anche meno, di tutte le app che voi trovate. Ce ne ha oltre 170, ok? C'erano andata la scorsa settimana, erano appunto ben oltre le 170. Luca Raina ora ha preso degli incarichi ancora più importanti, però questa app per prof è continuamente, scusate, è continuamente aggiornata, ok? Quindi vi do la dritta, ecco, per cercare anche questo canale YouTube. Poi, e questo è per noi poveri, per i poveri che non se la sentono di aprire questi ambienti così complicati. C'è una bacheca online, si chiama Padlet. Immagino che la conosciate in gran parte, però è una bacheca online a cui ci si può iscrivere. L'unico problema è che è gratuita solo con la creazione di tre lavagne, di tre bacheche online, altrimenti bisogna passare a pagamento. La versione free va benissimo per tutte le attività che noi possiamo voler inventare, e adesso vi spiego quali possiamo inventare. Sono in un webinar e non lo dovrei dire, ma loro sono americani, spero non mi capiscano, non fate la spia. Ma se voi create più account con Padlet, ovviamente potete creare un account Padlet per ogni classe che avete e quindi avere tre Padlet, tre lavagne diverse a disposizione. Ma io non ho detto niente, non fate la spia. Allora, il Padlet permette di creare delle lavagne. Qui c'è la prima pagina. Quando voi create una lavagna condivisa, la prima scelta che fate è quella del tipo di lavagna. E guardate, ne hanno diciamo, veramente tante. Poi vi faccio vedere di seguito qualche piccolo esempio, molto, molto rapido, ecco, non sono esaustivi neanche quegli esempi. Potete creare una parete con tutti i post dei vostri alunni. L'ultimo che arriva, o il primo che arriva, appunto, viene postato in ordine, non si sovrappongono. Quindi c'è la parete, il primo a sinistra. Analogo è la griglia, l'ultimo a destra della prima riga. La griglia è sempre un insieme di post che non vengono sovrapposti uno con l'altro, ma si mantiene una distanza per post, quindi vengono messi in forma di griglia. Quello viola è un blog. Considerate che Padlet adesso permette di aggiungere commenti ai vari post che facciamo su questa bacheca online, facciamo noi e fanno i nostri alunni.
Quindi questa forma in cui ci sono solo post molto grandi a cui possiamo fare aggiungere un commento, le stelle, il mi piace, il cuoricino, c'è di tutto ormai, rende molto interattiva questa modalità di presentare eventuali nostri lavori o lezioni. Okay? Ho lasciato indietro quello verde che è il Canvas. Perché per fare lezione, secondo me, cioè per fornire un repository e un calendario e quant'altro delle nostre lezioni, è molto utile. Si chiama Canvas, è la vera bacheca, quella che si mette con i puntini, ci si attaccano sopra i post-it. Che cosa permette quella modalità? I post-it sono liberi, i post sono liberi e possono venire collegati tramite fette. Se utilizzate solo un Padlet, già è un piccolo ambiente di apprendimento, perché potete attaccarci sopra un post con la cartella Drive condivisa a disposizione di tutti i ragazzi. Potete creare percorsi d'apprendimento collegando tutti i vari post, ok? Dopo, altrimenti potete utilizzarla anche per i brainstorming, facendo aggiungere i post ai ragazzi. Sono solo esempi, ce ne sono tantissimi. Come vedete sotto ci sono altre possibilità, non mi dilungo troppo su Padlet, perché a me piace tantissimo, lo utilizzo, ma c'è anche la possibilità della timeline. Ora vorrei far passare la mia slide. Okay, vediamo se così funziona. Ok, questi sono esempi di Padlet. Si può cambiare lo sfondo e quant'altro. Questo, dispersione e abbandono scolastico, l'ho usato durante un corso. Quindi i corsisti hanno cliccato, hanno postato, secondo loro quali erano i motivi di dispersione e abbandono scolastico. Poi ogni motivo è stato stellinato, insomma, è stato votato. In ordine di importanza da parte di questo gruppo di corsisti. Quindi è un modo di poter applicare Padlet. Un altro modo è quello che vedete in basso a destra, quello è il Padlet un muro con appiccicati i post che rimandano, appiccicati in un solo ambiente, i post che rimandano ai lavori collaborativi dei miei alunni. Un altro esempio è il seguente. Questo è un corso che ho fatto a Sabbioneta. C'è qualcuno che sa di questo corso? Penso fra voi, avevo visto il nome prima. Ecco, il corso era parecchi anni fa, 4 se non 5. Era corso sulle nuove tecnologie, sulle LIM, in pratica sulla Smart, che ormai sono prodotti, non dico obsoleti, perché se li abbiamo li utilizziamo, ma sono prodotti troppo proprietari, troppo chiusi, e quindi bisognava imparare a usare i software di quelle lavagne proprietarie. Come vedete, il corso ha in alto a sinistra il suo calendario. Vicino al calendario c'è il link per la cartella Drive del corso, dove poi i corsisti hanno caricato tutti i loro lavori, okay? E poi c'è notebook per il secondo incontro, terzo incontro, quarto incontro, quinto incontro, okay? E poi i vari materiali che ho aggiunto. Ecco, questa è una simil classe virtuale. Oggi, al contrario di allora, è possibile collegare con le freccette i singoli post. Quindi i vostri, se mai utilizzaste i Padlet per crearvi un ambiente virtuale con le vostre classi, sicuramente i vostri saranno più belli e più ricchi. Questo era un po' da insegnante. Con i ragazzi bisogna aggiungere qualche immagine, qualche cosa più colorata. Andiamo avanti. Quindi abbiamo esaurito una rapidissima carrellata sulle piattaforme. È stato, diciamo, il più lungo dei miei discorsi. Il secondo lungo sarà l'ultimo, quello sulle attività da poter far fare ai ragazzi anche tramite la rete senza essere in presenza. Allora, qui parliamo di comunicazione e dobbiamo stare in contatto.
Quindi instant messaging, se gli alunni sono grandi, il WhatsApp può essere una buona scelta, però solo per il messaggio istantaneo. Durante i primi webinar, io avevo fatto creare a tutte le classi, una chat di WhatsApp, però queste chat, sono velocissime. Quindi ci possono servire se ci sono problemi di collegamento, perché io così, se non riescono a parlare, possono scrivermi nel Wiki, nel WhatsApp, scusate. È anche un modo di tranquillizzarli, di sapere che l'insegnante c'è e può essere raggiunto. All'epoca, all'inizio, non avevamo deciso tutti di usare Classroom, quindi io tramite WhatsApp avevo detto loro: mi potete anche contattare tramite il numero di telefono personale se avete qualche problema. Ecco, il fatto di farsi sentire vicino è veramente molto importante. Poi, ovviamente, ci sono le mailing list, i forum sono un po' in disuso, io però ho la classe Moodle per loro, quindi forum con tutti i post, i commenti, insomma, dove loro possono scrivere, ma quel che scrivono rimangono, ok? E sì, ecco, mi chiedono se, mi informa, scusate, interrompo un attimo, il tutor mi informa se le slide sono scaricabili. No. Perché per diversi motivi anche antipatici, fate le foto casomai, va bene. Eventualmente chiedetemi in chat, sono principalmente immagini, ok? Quindi grazie, mi è stato riferito che va tutto bene così. Allora, quindi ero arrivata ai forum, questo è un po' più pesante per i ragazzi adesso, però il forum tiene traccia di tutti i messaggi, di tutte le risposte e non scappano via questi messaggi come in WhatsApp. Qualche dirigente, ho letto sul giornale la scorsa settimana, ha detto che fanno tutto tramite WhatsApp. Ecco, voi partecipate proprio a un webinar sull'ambiente di apprendimento. WhatsApp è troppo fluido, si perdono le cose e quindi facciamo perdere i riferimenti ai nostri alunni. Secondo me, è una mia opinione, ovviamente poi è da vedere. Io lo uso solo come instant messaging. Poi vedete voi. Gli avvisi ci devono essere. Bisogna mettere sul nostro Padlet, sulla nostra Classroom o qualunque cosa utilizziamo, l'avviso di quando ci sono le attività, di quando ci vediamo tramite video, di quando sono le scadenze delle consegne. E quindi sarebbe bene, oltre agli avvisi lampo, avere un bel calendario condiviso. Ok? Se non avete appunto ambienti all in one, dovete provvederlo cioè, vi consiglio caldamente, perché in questo modo la classe è più tranquilla, ha i suoi riferimenti e non si agita, ok? Anche quelle persone più. Allora, passiamo ai repository. I repository ne ho citati alcuni. Per par condicio ho citato tutti i tre proprietari, cioè il Google Drive, il OneDrive di Microsoft e l'iCloud di Apple. L'iCloud, a meno che la scuola non sia una scuola con i tablet, eccetera, di solito non è di tutti, okay? Solo chi ha l'iPad o l'iPhone o il Mac va sull'iCloud. È un ambiente un pochino più chiuso, però per completezza lo nomino. Più usato, cioè abbastanza usato, è il Dropbox, che è abbastanza analogo. Ovviamente, come dicevo prima, questi repository ci permettono, tramite la nuvoletta blu del cloud, di condividere tutti i nostri documenti, le presentazioni, eccetera. Quindi, da un lato possiamo condividere con qualcuno e non con tutti, cioè assegnare compiti tramite l'assegnazione, la condivisione solo con qualcuno. Ripeto, qui se siamo fuori di un ambiente Google Classroom o Meet, ovviamente, dobbiamo provvedere noi a mandare il compito personalizzato. Però il modo più importante forse di usare questa condivisione, questa cartella, questo contenitore che contiene appunto tutti i documenti delle classi, è quello di fare documenti collaborativi.
la collaborazione online. In questo Google è sempre stato all'avanguardia. Possiamo creare un documento a più mani che si aggiorna automaticamente senza dover mandare via mail 100 versioni dello stesso Word, ok? Quindi Google in questo ci assicura questa possibilità di mettere i ragazzi a lavorare su un documento condiviso, su una presentazione condivisa, ok? Poi passiamo allo streaming. Anche qui, se avete Classroom, c'è l'Hangout Meet, l'avevo già nominato, oppure nell'ambiente Teams di Microsoft c'è il Meet di Teams. Okay? Io li ho provati entrambi, sono buoni, sicuramente non do giudizi di valore perché dipende dalle connessioni, dipende da tanto. Io abito a Milano, quindi ho una connessione veramente molto buona. Non tutti noi abbiamo la fortuna di avere una buona connessione. Però personalmente uso Zoom. Ve lo consiglio, c'è un'app per prof di Zoom, quindi magari cercate, app per prof Zoom e guardate le sue funzionalità. Permette, c'è anche Embed, una lavagna condivisa, quindi possiamo scrivere e far scrivere agli alunni, insomma, ha molte, molte possibilità. Ovviamente anche gli altri man mano si stanno aggiornando, quindi ci sono molte possibilità di avere lavagne condivise un po' dappertutto. Però ecco, esaminate la possibilità di utilizzare anche Zoom. L'ho fatto scaricare anche ai ragazzi che ora lo stanno utilizzando. Utilizzando ampiamente molti di loro. Altrimenti c'è Skype. Skype però vale solo se si è in pochi, perché è creato non per le videoconferenze, ma per gli incontri online, per parlarsi, per gli incontri, insomma. Ok? Quindi vado oltre, entro con gli ultimi 10 minuti a parlarvi di alcune app importanti per le attività coinvolgenti. Ok? Scusate, interrompo un attimino prima di partire alla grande su questo. Allora, mi era stato chiesto se le slide sono a disposizione e voi avrete a disposizione la registrazione del webinar, quindi le rivedrete tutte. Ok? Non è che vi lasciamo soli. Allora, attività coinvolgenti. Quindi dobbiamo rieditare video per le lezioni. Edpuzzle, forse qualcuno lo conosce, è uno strumento interessante perché tante volte per far capire meglio un concetto, anche in classe facevamo vedere un video e poi lo commentavamo. Okay? Lo commentavamo magari usando la LIM, collegandoci e fermavamo il video, magari facciamo qualche domanda e quant'altro. Ecco, con Edpuzzle si possono selezionare dei video esistenti e, per esempio, accorciarli. A me interessa una sola parte di quel video, oppure un video di un'ora, non voglio somministrarlo tutto insieme ai miei ragazzi. Lo divido in due o tre parti, quelle che mi sembrano opportune, e su ogni parte è possibile inserire questionari. Anche questionari a risposta multipla o a domanda aperta, inserire delle note, delle nostre note scritte. Ok, quindi mentre i ragazzi tramite un link leggono il video che noi abbiamo rieditato, quindi leggono solo la parte che noi abbiamo scelto per loro, ogni tanto ci sono delle interruzioni di verifica dell'apprendimento o di note. Grazie, signora Barbagallo, ho visto il messaggio. Quindi delle note che possono leggere, ok? Può servire loro, chi usa la Flipped Classroom lo conoscerà probabilmente già questo strumento, però vi consiglio, vale la pena di provare a guardare i tutorial, ok? Poi, ripeto, chi fa la Flipped Classroom, chi utilizza la Flipped Classroom, scusate, c'è anche un corso Wikiscuola sulla Flipped Classroom della sottoscritta, quindi casomai potete anche iscrivervi a quello. Dedicherò il weekend ad aggiornare tutti i tutorial perché sono
Molti si sono aggiornati di queste, molte app si sono aggiornate, quindi dovremo ecco, proporvi quelli, gli ultimi, non quelli di qualche mese fa. Allora, quindi Edpuzzle consigliatissimo, fra l'altro può essere dato come compito, ok? E i ragazzi si autovalutano, parlavamo di responsabilità e quant'altro. Quindi i ragazzi, sì, Edpuzzle è fruibile, se c'è una domanda, è fruibile solo online. Voi dovete fornire un link anche tramite Padlet, lo attaccate sul Padlet, è solo online. Poi vi chiederà molte cose, di che scuola sei, eccetera. Voi siate generici nell'iscrizione. L'importante è arrivare a essere iscritti per poter creare questo vostro video. Per la condivisione dovete all'interno di Edpuzzle anche creare una classe. Sarà una classe fittizia, ma se non assegnate quell'Edpuzzle a una classe fittizia che sia, quindi non è una delle vostre, è solo un nome, non accedete diciamo alla finestra dalla quale potete copiare il link condivisibile. Okay? Casomai la mia email c'è alla fine delle slide, ve la potete copiare, sono a disposizione. Voi siete tantissime, siete adesso, all'inizio siete quasi 300 iscritti, poi non so quanti effettivamente siano ora in online. Okay? Quindi Edpuzzle è uno strumento veramente consigliabile. Poi le verifiche KU probabilmente lo conoscete molto bene, anche qui esistono molti tutorial, quindi sto a dire altro che i vantaggi. KU è fruibile tramite la LIM, ok? Perché è online anche lui. I ragazzi si collegano tramite un PIN. KU va bene anche senza iscrizione, anche Edpuzzle va bene senza che i ragazzi si iscrivano, basta che accedano al link, ok? Sì, fatemi finire, magari poi mi fermo perché magari qualcuno alle 7 deve terminare. A queste domande su Edpuzzle rispondo quando ho finito tutto. Va bene? Io sono disposta a fermarmi un attimo. Ecco, va bene, scrivetemi eventualmente. E quindi il KU ha una musica che noi tramite i webinar non riusciamo, perlomeno non col mio PC, perché è interna al sistema e quindi non viene trasmessa. Però ha una musica, c'è la domanda, le risposte sono sullo schermo della LIM, cioè sullo schermo con cui voi state facendo il webinar. Condividete lo schermo del vostro Chrome o quello che utilizzate, e lì ci sono le domande per tutti i ragazzi. Loro devono avere un altro device, un altro posto dove, come vedete, rispondono in base ai colori: rosso, blu, giallo, verde. Quindi ogni risposta sul video è caratterizzata da un colore, loro leggono le risposte sul video e rispondono sul telefonino o tablet con il colore. Naturalmente, se sono bravi, se sono più grandini, possono avere anche assolutamente due schermi sullo stesso PC. Okay? Vi domino Quizlet, che praticamente permette di creare delle utili flashcard per far imparare delle nozioni che vanno proprio ben memorizzate e che sì, Edpuzzle per la classe primaria è molto usato. Molte maestre lo amano molto. Quizlet anche potrebbe essere utilizzato per gli alunni delle primarie. Anche qui, ovviamente, c'è la possibilità di mettere il link e far accedere i bambini o i ragazzi al Quizlet direttamente. È molto carino qui, dico coinvolgere con la gamification perché, a parte che ho anche il corso di gamification, però quello è un altro discorso su Wikiscuola, però far giocare i ragazzi, soprattutto quando siamo così a distanza, può essere importante. In Quizlet c'è in basso a destra, no, scusate,
In basso a destra va il secondo, da destra c'è Gravity. Praticamente produciamo le flashcard, i nostri ragazzi e anche i bambini possono studiare le tabelline, per esempio. Le tabelline con queste flashcard si possono applicare anche in scrittura, in associazioni, eccetera. A me quello che piace di più è la Gravity, c'è una specie, un mondo, e arrivano le domande sotto forma di meteoriti. Se rispondo in tempo brevemente alla domanda, la meteorite scompare, altrimenti colpisce il mio mondo. E se troppe meteorite colpiscono il mondo, appunto ho perso. Quindi devo ricominciare, ecco la gamification. Avevo letto una domanda sull'iPad molto veloce, ma siccome stavo parlando, tutte queste, anche Edpuzzle, scusate, questo Kahoot e Quizlet hanno le app per i device personali. C'è qualcuno, che qualche insegnante intendo, che utilizza il Kahoot anche come strumento per far creare ai ragazzi stessi, divisi in gruppi di una classe, ai ragazzi stessi il Kahoot su un certo argomento. Abbiamo finito di studiare il congiuntivo. Benissimo, un gruppo si occupa di fare questo quiz online per i compagni, prima supervisionato dall'insegnante, ovviamente, sul congiuntivo. Un altro parlerà dell'indicativo e così via. Facile quello dell'imperativo, ovviamente, mi direte. Va bene, fa niente. E quindi è stato usato anche dagli insegnanti per coinvolgere di più i ragazzi. In questo modo loro dimostrano di aver capito il congiuntivo perché fanno domande intelligenti sul congiuntivo. Chi è che li valuta? Non più l'insegnante, ma i propri compagni. Se il KU, il questionario, è troppo facile, li prendono in giro. Se è troppo difficile, li prendono in giro lo stesso. Quindi è un ottimo modo di verificare l'approfondimento delle conoscenze. Poi un altro modo, mappe mentali per approfondire l'apprendimento. Vi nomino solo Mind Master, che è quella che uso io, con qualche immagine. Un'altra usatissima è Mindomo, ma c'è anche Lucid Chart, che è uno degli strumenti di Google. Okay? Quando voi andate a creare dentro Drive il documento di testo, eccetera, se andate oltre, fate ancora avanti, adesso non mi ricordo che cosa c'è scritto. Fra le possibilità c'è quella di scegliere il Lucid Chart, che è appunto è un pochino più adeguato alle mappe concettuali piuttosto che a quelle mentali, è un po', come si dice, serio, ok? Però è embed dentro Google, ok? Queste anche mappe mentali per far capire agli alunni meglio gli argomenti, li po le possiamo far creare in gruppo e con aspetto critico. Le domande faccio le in fondo, esplorare ed ideare. Questa è un'applicazione dei miei alunni, non sono le pagine di OneNote, quel quaderno condiviso di cui vi parlavo, nel quale i miei alunni hanno elaborato le risposte a certi quesiti un po' divertenti, più o meno quanto di fisica. Questi sono del biennio, è in prima, è il compito di Natale che di solito do alle prime. Poplet anche, certamente. Io adesso ripeto, non sono esaustiva, perdonatemi, ma appunto siamo già alle 19.02. Vi faccio vedere solo qualche esempio. Altri strumenti, non, ecco qui ne nomino due. Questo è un Prezi, quello schema in alto a destra è un Prezi sull'ottica, sempre creato da studenti del biennio. Prezi è una mappa online che però non è una vera mappa, serve per creare presentazioni. È quello che zooma tutte le presentazioni. I miei alunni amano molto questi, ma anche altri, usarlo per creare appunto la mappa del lavoro condiviso. Qui hanno approfondito alcune parti dell'ottica. Qualcuno ha creato uno Sway, che è un sito
È gratuito, completamente gratuito, potete andare su EI su internet, vi si apre la possibilità di creare piccoli siti, queste sono le lenti sferiche, hanno aggiunto, quella è un'immagine del nostro laboratorio che l'hanno aggiunta e messa come, è proprio un esperimento che abbiamo fatto noi, e poi possono scrivere, aggiungere molte molte cose. Ripeto, vado un po' di corsa, vi faccio vedere gli ultimi esempi. Quindi siamo partiti dal quaderno condiviso, siamo arrivati al lavoro di gruppo su un piccolo argomento. Questo è un progetto collaborativo, non di un gruppo, non di un gruppo, ma di tutta la classe. Abbiamo fatto una visita alla Ducati e lì ci sono varie stanze in cui si eseguono degli esperimenti di fisica, quindi è stato complicato, complesso, questo ha portato molto lavoro per loro e anche per me, e è uscito fuori, quello anche è un Prezi, con tutti i pallocchi e la guida mappata, cliccando su tutte le varie palline e su tutte i vari cerchi, si hanno o documenti o collegamenti agli Sway, questo in arancione è un altro Sway fatto sulla stanza 3 che è la moto giroscopica. È solo per farvi vedere quante possibilità abbiamo, far creare ai ragazzi in maniera collaborativa. Questo vale per i più grandi, naturalmente, questo discorso che sto facendo vale più che altro per i più grandi, mi perdonino gli insegnanti della primaria, altre app sono utili anche per i più piccoli, però lì voi siete molto più vicini ai vostri piccolini. E questo va bene, sono poi quello che loro hanno fatto anche in maniera autonoma, perché hanno preso gusto, divulgazione di un argomento. Di una conferenza, era l'epoca del bosone di Higgs, hanno sentito una conferenza di un professore della Bicocca su questo argomento e hanno creato questo, l'hanno creato in maniera autonoma, non era un compito assegnato da me, io gliel'ho corretto perché era in terza, quindi parlare del bosone di Higgs in fisica, insomma, poteva essere un po' complesso per loro. Il professore universitario ha talmente gradito questo link che ha chiesto loro il permesso di adesso, quest'app è Sway, SWAY, torno indietro così vi faccio vedere il nome. È quella di cui parlavo prima, che appunto, eccolo qua, usare Sway per approfondire l'ottica. Questo era il sito e poi appunto siamo andati avanti a botte di Prezi, di lavagne condivise, anche Padlet è stato usato per il brainstorming. Adesso non posso far vedere tutto quanto, ho solo estrapolato alcuni lavori. Ecco, soprattutto per i più grandi, poi insegnate loro a utilizzare questi strumenti collaborativi e poi sì che realizziamo le competenze, ok? Ritorno alla figurina iniziale, abilità e conoscenze al servizio della competenza, sviluppo di atteggiamenti positivi, gli piace fare queste cose, diventano creativi e autonomia e responsabilità. Ecco, questo sicuramente usando, ho fatto solo una carrellata, ma tante app su internet ovviamente permette di rendere reali, make things happen, scusate il mio inglese non è un granché, di rendere veramente praticabile la didattica anche a distanza. Ovviamente di rovescio c'è il fatto che noi dobbiamo seguire tanti fili online, quindi il famoso ambiente d'apprendimento iniziale serve sicuramente anche a noi. Ok? Qui vi lascio la mia email. Se riesco a far andare avanti la slide, eccola. Quindi vi ringrazio dell'attenzione a nome di Wikiscuola. Se volete cercare i miei corsi li troverete. Scusate la pubblicità, però ecco, in un'ora è proprio difficile dire tutto. E lì c'è la mia email che potete copiarvi. Poi c'è anche un sito, ma quello è il mio personale. Va bene? Se c'è qualche domanda, ora che è finito, alla quale non ho risposto, con la vostra chat la chat in ecco qui,
ci sono solo grazie a voi veramente. Lucid Card sì, è uno strumento gratuito perché embed in Drive. Se voi entrate in Drive e volete creare un documento nuovo, potete creare un documento Word, documento di testo, eccetera, eccetera, e andate oltre, ci sono altre scelte, ci sono anche i moduli Google che sono utilissimi per la didattica online e c'è anche Lucid Chat, è gratuito online, embed in Google. Ok, grazie mille dei vostri ringraziamenti, è abbastanza reciproco, grazie dell'attenzione e alla prossima. Magari organizziamo con Wikiscuola altri webinar. Buona serata a tutti, buona cena e buona didattica online. Grazie anche a lei, buonasera.